alle primarie, o meglio la messa a disposizione per una mia candidatura alle primarie del Partito Democratico o della coalizione, secondo il quale saranno le decisioni che prenderemo in questo contesto, ecco, di farlo per aprire il dibattito sulle primarie, sulla necessità delle primarie. Io sinceramente ve lo dico, non ne sapevo nulla del sondaggio, non ne ero a conoscenza quando ho avanzato questa mia intenzione, quando ho fatto conoscere questa mia intenzione. Però vivendo la città mi sono resa conto di quanto fosse necessario proprio incoraggiare e recuperare l'entusiasmo degli elettori, dei cittadini e in generale di una cittadinanza che si è allontanata dal nostro partito e dalla nostra proposta politica, quanto fosse importante farlo con lo strumento delle primarie, perché abbiamo visto che tutte le volte che l'abbiamo fatte, quando si tratta di primarie aperte, dove partecipano tutti, dove tutti possono dire a loro, e dove si rimette la scelta al cittadino, c'è stata ampia partecipazione e un grande successo del Partito Democratico. Che giudizio deve essere dato, perché è un nostro compito? E il giudizio è quello che ho sentito esprimere da parte di me, mi pare di quasi tutti, compresi coloro che alla fine hanno introdotto l'elemento delle primarie. I fondamentali di Perugia sono fondamentali positivi, c'è un merito della città che dal punto di vista amministrativo veramente è sotto gli occhi di tutti. Non vi sono servizi, non solo quelli sociali, disattivati. C'è un pareggio, c'è un bilancio a pareggio, c'è un'amministrazione comunale che non ha indagini su di sé e di ordine penale contabile. C'è una battuta di Renzi che ha detto più volte che è molto carina, che gli dice, gliel'aveva detto il suo parroco: stai tranquillo che Dio c'è ma non sei tu. Ha ragione, insomma, mi sembra di aver capito che neanche Papa Francesco c'è al 100%. Pensa se un sindaco di una città come Perugia, io personalmente non mi credo certo portatore di tutte le competenze, le sfaccettature o la capacità di costruire un progetto plurale. Su questo ha ragione Annarita Fioroni, dobbiamo costruire un progetto plurale e penso che lo possiamo costruire insieme. Per quello che mi tocca lo farò sicuramente. Una coalizione che deve essere un cantiere aperto e da chiudere rapidamente, aperta ai movimenti civici, con l'obiettivo di definire un manifesto di innovazione per la nostra città e per la nostra regione, visto che di Perugia in qualche maniera si tratta. E ovviamente questo manifesto dovrà, noi abbiamo anche un gruppo sul programma, penso Francesco, dovrà, come dire, tradurre, no, degli spunti programmatici per quella che è la Perugia, dovrà essere la Perugia di domani. Sono pienamente d'accordo, dobbiamo assolutamente separare il giudizio sul sindaco e sul suo operato rispetto a quella che è la richiesta di primarie che viene dal basso. Anzi, proprio a mio parere non dobbiamo, dobbiamo chiudere questa giornata oggi senza giudicare l'operato di Vladimiro, perché le difficoltà che ha dovuto superare sono tante, le battaglie che ha dovuto fare sono tante e quindi anche l'amministrazione ha fatto il meglio in questo contesto e in questa realtà per tutti i motivi che sono stati detti. E quindi è sicuramente giusto riconoscere il lavoro fatto e giudicare in questa assemblea il suo lavoro, ma in maniera separata al percorso delle primarie. Sono due cose che vanno assolutamente distinte. Sulle primarie, io non ho mai svolto ruoli in virtù delle primarie, sono più assimilabile allo schema della cooptazione. Non avendomi indicato nessun angelo, quindi no, escludo l'annunciazione, rimane la cooptazione o comunque un percorso che ha fatto sì, nel mio caso sarebbe stato veramente un fuori di luogo, comunque non sono stato. Allora,
da questo punto di vista, certo, dopo aver tanto ingigantito, mitizzato le primarie, assunta elemento catartico che dovrebbero azzerare quel poco di direzione politica che in questa sede si è espressa anche stasera, con tanti interventi, devo dire, ben corposamente ponderati. Beh, certamente adesso diventa un problema. Diventa un problema, ma sarà un punto che sarà esaminato secondo le regole, lo statuto, le cose che dicevano alcuni. Quindi da questo punto di vista io mi metto a disposizione, però spero che oggi si possa aprire il percorso delle primarie, perché altrimenti, come dicevo, rimanere in uno stato di incertezza non serve e soprattutto ci indebolisce. Noi dobbiamo essere forti e pensare che le primarie ci servono per vincere le elezioni e naturalmente per confrontarci con i cittadini e rafforzare la nostra proposta, che deve essere una proposta più plurale possibile, rivolta alla, diciamo, maggioranza della cittadinanza. Dobbiamo essere molto attenti a una nuova coalizione, perché questo è, chi l'ha detto, ha detto una questione giusta, non per abbandonare quelle poche residue forze che ci sono, ma certamente non possiamo partire da lì per ricostruire lo schema che pure ormai da un quindicennio, con l'aggiunta dell'ITV se ci pensiamo, è da un ventennio, è lo schema attorno al quale si sono costruiti i governi, non solo a Perugia ma in Umbria, larghissimamente in Umbria. Il tema della coalizione è l'altro elemento di contesto. Ti prego, io l'ho mandata a tutti la lettera, spero che anche qui sia stata letta. Lo sto dicendo da mesi e sto lavorando per questo da mesi. Noi non possiamo pensare di ripresentarci con la stessa foto. Ma non perché, anche su questo, non stiamo sempre lì che ogni cosa che dici sembra che dai un giudizio sul passato negativo. Non sto dicendo che la coalizione non ha funzionato. Sto dicendo che è un problema trovare i personaggi da mettere sulla stessa foto. Sto dicendo che c'è un problema adesso, se è vero che siamo di fronte alla necessità di una rivoluzione, un parolone impegnativo, però comunque di un radicale, diciamo, spinta o capacità di raccolta delle domande, è ovvio che dobbiamo aprirci anche quella parte di società. Senza invenzioni, su questo ha ragione Renato, non è che tocca inventarle le cose, però è una parte di società che ci può portare un contributo, anche quella con la quale magari abbiamo avuto qualche frizione. Il consiglio che sono per rilanciare è quello appunto di abbassare i toni, di misurare le parole, di dargli il senso e il significato giusto. Non la critica, non la ricerca di individuazione di percorsi migliori, di azioni, ma su alcuni punti bisogna stare attenti. Io ce n'è uno sul quale sono più che politicamente a chiedervi di stare molto attenti, prepolitico. Stiamo attenti alla questione dell'uso dei contributi pubblici, della trasparenza, della chiusura, perché lì si va su un giudizio che rischia di essere fuori dal ragionamento politico, ovvero noi dobbiamo dire che ci sono alcune questioni che sono anche nelle mie corde, probabilmente non tutte suonate, come una maggiore partecipazione, come una maggiore apertura, come l'utilizzo del merito, ecco, specifichiamolo bene, perché altrimenti qualcuno da fuori potrebbe capire altre cose. Il sindaco è naturalmente colui che è candidato a guidare una seconda fase di Perugia, del resto la legge sui sindaci è... La regola è questa, prevede delle eccezioni, ma la regola è questa, ma noi non dobbiamo derubricarlo a livello di una sorta di automatismo, perché lo facciamo derivare dal giudizio che abbiamo. A volumi zero, il piano regolatore che ha approvato il Comune di Perugia prevede una diminuzione di 3.780.000 metri cubi, come saprebbe dire meglio di me Boccali. Che dovremmo andare? Dovevo forse essere, mi dovevo candidare all'ONU? Perché adesso allora, credo che la discussione l'abbia conclusa il segretario, non è che io sono l'interprete, però
visto che mi tocca, l'ho capita in questo modo. L'assemblea è sulla linea del documento della segreteria. Ho capito male, segretario? Sì. Applaudito. Che dà un giudizio, addirittura per acclamazione, manco per voi. Esatto. L'applauso, hai raggiunto un risultato che come pensavo che nel 900 non ce l'avesse nessuno, invece Giacopetti ce l'ha. Punto, la discussione credo che si concluda, perché se poi c'è il regolamento, c'è il regolamento, ci saranno i tempi e ho capito male? E allora credo che sia giusto chiudere la discussione con questa decisione. A livello territoriale, interessato dalle elezioni amministrative, eleggono entro il 7 il comitato organizzatore, per cui per la parte del PD. Ma che stai? Non fallo spiegare, per favore. Stiamo mandando al segretario qua, della segreteria di fare il video del partito. Sì, no. Fare gli avvenimenti del caso per dare seguito a quando è stato Nicola, sì, va tutto bene, ma ve lo dovremmo dire, adesso poi va al provvisto. Però, siccome l'assemblea che deve decidere, io direi che è opportuno proporre. Scusate, ma se ci fossero già i nomi non mi interesserebbe saperli? Io non è che mi sento assolutamente, va benissimo, anche perché comunque il segretario dovrebbe concertarli con le forze della coalizione i nomi degli altri membri. Per cui, per quanto mi riguarda, va benissimo. Va benissimo che incarichiamo il segretario di concludere questa fase e di individuare i quattro, perché poi minimo 5 membri, massimo 15, di individuare le persone del PD e concordare con le coalizioni la costituzione di questo comitato organizzatore. Per me va benissimo.